Hola luchadores, cucadores, conquistadores e donne di nome Dolores, ben ritrovati dal vostro Silver e dal calciatore Silverius. Siamo qui in questa piccola parte in post commentario perché ho deciso di affrontare questo calciatore della maledetta domenica, ecco, della malora, diciamolo, dai, possiamo concederci anche delle parolacce. Ecco, chiappe e culo, top, detto, fatto tutto. Perché ho deciso di concentrarmi esattamente come ho fatto con le ombre di Yharnam. Però è stata una giornata di rivelazioni. Combatterci senza dover fare il commentario mi ha permesso di fare molta meno fatica e di avere molte tribolazioni. E voi vedete che sto andando verso l'esterno. Perché il buon Ronin Sammy mi ha suggerito: guarda, se proprio non ce la fai, sappi che anche sulla wiki c'è scritto che questo cacciatore è buggato per le scale, nel senso che tu lo tiri fino alla porta, ma oltre la porta lui non può andare, per cui tu te la meni allegramente mentre lo meni. Fatto è che, come vedrete nel video, non sono proprio cose da Silver, non mi piace buggare queste cose. E ero incuriosito dalla cosa, però quando ho visto che comunque sia il tizio non si avvicinava, ho deciso di combatterlo alla vecchia maniera e buonanotte al secchio. E mi sono reso conto che comunque per via di vari fattori del non lo so, combatterlo sulle scale, comunque cincischiando così con lui che indietreggiava, è stata una soluzione molto valida, l'ha reso molto meno aggressivo stare sulle scale. Quindi va bene così, non abbiamo avuto bisogno di buggarlo e ce la siamo sfangata anche abbastanza alla grande. Diciamo che poi alla fine mi ci sono anche lanciato rischiando qualcosina, però va bene così. Inoltre parlavo di altre rivelazioni importanti, tra l'altro poi nel proseguo del video vi rivelerò dove si trova la chiave per chi non lo sapesse, perché vi ricordo sempre che state guardando la run del Silver del New Game Plus, la run completa in blind run che durava molto di più è sul canale, è completa, ci sono tutti i sacrosanti episodi. Probabilmente erano anche meno divertenti di questi all'inizio, perché ero sia più teso che più impacciato io, perché ero agli inizi anche come youtuber. Però può valer la pena di dare un'occhiata a quella, che è pur sempre una serie completa. Questo è il New Game Plus, so già cosa sto facendo, salterò molte cose eccetera eccetera. Punterò a finire il gioco perché mi interessava finire principalmente la quest di Aileen, che andiamo a completare adesso. E come dicevo, fra poco vi rivelerò, vi mostrerò quando andremo a Yharghul, vi farò vedere dove è situata la chiave per aprire il famoso portone in cima alla torre di Cathedral Ward. In cima per modo di dire, perché aprendo quella porta poi si salirà. E è una zona del gioco aggiuntiva. Se non l'avete mai vista, vi suggerisco di non spoilerarvi niente e di farvela, perché è probabilmente una delle zone più belle del gioco, anche se la mia preferita resta l'altra zona alternativa, quella a cui si accede da Emwick, che è Kynarst. Quella resta veramente la preferita del Silver. Per quanto detesti la boss fight con Logarius, perché è un cacciatore in formato boss, è il padre Gascoigne che vive sopra i tetti, diciamo. Dovrei provarlo comunque in New Game Plus, perché le cose cambiano. Stavo dicendo appunto che Kynarst resta la mia zona assolutamente preferita. Quindi tenete presente che la chiave la troveremo appunto in una stanzina che avevo deciso all'inizio di ignorare, sarò sincero, e di dirvi semplicemente: oh ragazzi, passate di lì se volete recuperare la chiave, perché obiettivamente non credo di tornare dalle parti del coro e via dicendo. Quindi il coro è la zona superiore alla torre di Cathedral Ward, però giustamente la chiave ho preferito farvi vedere dove si trovava, anche perché non deviava di tanto il nostro tragitto. Perché in questa giornata di rivelazioni io mi sono imbattuto stamattina mentre cazzeggiavo in pausa caffè, perché ero al lavoro giustamente, cazzeggiavo in pausa caffè smanettando un pochino su YouTube, ho visto che uno youtuber di non so dirvi quale nazionalità, perché ho sbirciato il video ma senza l'audio, non ho letto niente via dicendo, solo ho guardato un po' di video a spizzichi e bocconi, ha fatto una speedrun. Intanto, come vedete, ce la stiamo facendo. Ha fatto una speedrun di Bloodborne. Io ero rimasto che il record ero tipo 47 minuti e mi sembrava una cosa sconcertante, e l'avevo guardata una di quelle speedrun. È vero che Bloodborne dà subito la sensazione di poter essere lasciato da cima a fondo,
però 47 minuti mi sembrava tanto. Oh, questo tizio ha cominciato il gioco in New Game qualcosa, non mi ricordo in quale New Game fosse, ma aveva già tutti i livelli della Madonna, le armi tirate, equipaggiamento a raffica. Si è fatto tutto il gioco in meno di 28 minuti, partendo da zero, sfruttando due piccoli, non so se siano errori di programmazione, scorciatoie. Ha saltato praticamente tutto il gioco e l'ha concluso facendo 4 boss e mezzo. E dico 4 e mezzo perché ho scoperto che le ombre di Yharnam che abbiamo appena fatto sono buggabili, perché se si entra dalla parte superiore, ossia dove c'è il secondo dei due maialoni prima di arrivarci, se si salta la ringhiera lì sopra ce la si può fare, bisogna uscire e rientrare dalla partita, si risalta giù. E questo ho capito, poi non ho visto se l'ha fatto per una questione o per l'altra. Praticamente le ombre di Yharnam, una volta che vengono assalite, fra virgolette, ma non varcando la nebbia, le ombre di Yharnam non si muovono, si possono menare liberamente, non reagiranno a nessun attacco e vengono sconfitte senza che si muovano, perché sono programmate per partire quando si varca la nebbia. Ma adesso abbiamo finito di cincischiare, abbiamo conquistato la runa di Caril del Cacciatore, la seconda runa di Caril, ma adesso è tempo di andare a Yharghoule e cominciare seriamente a correre, perché ci aspetta veramente qualcosa di interessante. Quindi ragazzuoli, fuoco le polveri e ce la sgommiamo nel vero senso della parola verso Yharghoule. Boom boom! Sì, lo so, sono un cretino. E sì, lo so che apparentemente non c'è tra una secchia la macchina che sgomma, eccetera, eccetera, ma mi piaceva l'idea di farlo così. Perché quello che ci aspetta fra poco sarà un'autentica rasciata spaziale. Perché ho intenzione di fare una cosa come non la si fa. Ecco. Allora, siccome qui il Silver si ricorda quanto ci si muore, ma c'era tutta sta gente per davvero, non so perché, ma mi sembrava molti, molti di meno. Va bene, ma fa niente, fa niente. Allora vediamo se, ok, va bene. Allora, qui, per chi non lo sapesse, c'è un cornicione da cui bisogna saltare giù, adesso ve lo farò vedere, però non lo faremo. O forse sì, dai che lo facciamo invece. Dai che lo facciamo, ecco qua. E ci rifaremo il livello se proprio, eh. Ok, salta giù, bravo, bravo. Oh, salve! Qua buon vento! Signore, non mi sembra di esagerare con l'accoglienza? Non mi aspettavo che saltassero giù. Fico. Ho deciso di tentare di passare di qui, anche per farvi un po' vedere dove cavolo si trova appunto la chiave tanto interessante per tutti noi. Yeah. Grazie. Oh, signore mio, aiutimi. Allora. Oh, certo. Ok, e questo risolve, come vedete risolve. Allora, sono fatti belli strani, di notte i personaggi qui al buio e via dicendo. Aio, ammazza che brutta persona che sei. E dai, e dai, e che cacchio, basta. Adesso temeno, se ci riesco, fra l'altro. Non credo di riuscirci, va bene, ciao. No, devo riuscirci perché tu sei la versione più brutta di tuo fratello. E se io ti ignoro, poi tu mi fai peggio. Allora, vediamo se riusciamo a... Gli si muove tutto quel liquidume simpaticoso lì. Oh, porca trota salmonata, questo non ci voleva. Vabbè, là c'è il piccolo Tonitrus, di lì c'è l'uscita, non mi ricordo dove conduce. A sto punto fammi una cosa, tentiamo il suicidio multiplo, tanto lo scrigno lì non lo dobbiamo aprire, e visto che abbiamo tentato di lasciare fino qua, andiamo a lasciarcela di là. Ok, no, di qui.
Perfetto, grandioso, fantastico. Ciao. Allora, io qui non mi ricordo dove si arriva. Ah, sì, ok, si riarriva esattamente dove eravamo prima. Dove c'erano le simpatiche e cortesi signori che poi ci hanno ascialito come delle lanciatrici di polpette. Fra l'altro, già che siamo qui, io non mi ricordo, questa si apre da qua? Ah no, questa non si apre proprio. Ma vaffan... Ti ho sentito correre, ma resti comunque una brutta persona. Fuoco, fuoco. Fuoco, fuochino. Vaffanculino, scusa. Ma... Allora, come avete visto, ho raccolto la famosa chiave. Ciao! Sta a vedere che non è stata proprio una bruttissima idea. Queste sono le fantastiche sciure di Hemwick, dove c'è sempre anche quella che scassa con le molotov, che non può mai mancare, mi raccomando. Anche nelle vostre feste fra amici, una vecchia che tira delle molotov è sempre una cosa trendy, mi raccomando, non fatevela mancare, eh. Però, come dico sempre io, adesso vi faccio la raccomandazione prima che finisco di menare questa, sennò... Che è questa con batticarne gigante? Stavo giusto dicendo, vedete quella amigdala gigante? Ecco, don't try this at home. Ecco, non procuratevi un coso del genere perché ai party fa solo casino. Va bene, ho capito che dobbiamo fregarcene altamente dell'universo e di tutta la sua condiscendenza a riguardo e dobbiamo solo rushare come delle bresaole. Dovremmo cercare di arrivare sciani e sardi, soprattutto sardi. Ah, ecco perché mi sembrava ce ne fossero di meno, perché io sono andato a recuperare il simpatico oggettino. No, dai! Impallato dal forcone? No, cioè, inforcato da un palcone? Sì. Ma che... Vabbè, non so cosa sto dicendo, ma... Dettagli, ragazzi, dettagli, su. Non perdiamoci in quisquiglie e squizzillacre. La strada ordinaria da fare, se è la prima volta che passate da queste parti, non è prettamente questa, Il Silver sta solo correndo, ma voi dovete passare da dietro. E non prendetemi alla lettera con queste cose. Oh, salve, grazie. Ah, vecchia bastarda, lasciami passare. Che arriva il raggio laser 2.0. Io accendo la lanterna e non ne parliamo più. Che bello fare queste canzoncine che riempiono di gioia il cuore. Allora, oggi avete tutti i problemi con le porte, eh? Bravi, bravi. Questo ci porta ad una conclusione. Voi stavate aspettando che ve la dicessi. No, ci porta a una conclusione, punto. Finito. Allora, adesso. Quanti bei cosoni pucciosi. Qui non mi ricordo se c'era qualcosa da acchiappare. No. Vabbè, di roba da prendere qua ce ne sarebbe un po' tantina, qua attorno. Ci sono tante belle cosine. Ma ragazzuoli, noi continuiamo con la nostra idea originale di... Corri, maiala, corri! Ok, apri questa fottutissima porta! E vi ricordate dove siamo? Ecco, quella era esattamente la porta che non riuscivamo ad aprire quando siamo passati di qui la prima volta. E ci siamo aperti anche una simpatica scocciatoria per evitare di pascolarcela con degli esseroni grossi e brutti. Tu da dove sbuchi, testa di minchia? Sto parlando con la gente a casa, arrivi tu col forcone urlante, scainante, ma... Baffaculo. Niente, va bene, noi ragazzuoli ci salutiamo qui perché tra poco andremo proprio di là e avendo ripulito la zona nel nostro primo passaggio quando siamo stati catturati e cacciati al carcere dell'ipogeo ce ne possiamo fottere allegramente e andare dritti verso il boss, il rinato. E io in voi resterei sintonizzati perché potrei avere qualcosina da dirvi a riguardo. Ragazzuoli, alla prossima, ciao ciao!